Ciao ragazzi, sono il signor Arcadia e sono qua per la recensione di Reminiscence, film con Hugh Jackman scritto da Lisa Joy e anche diretto da Lisa Joy, che mi pare la moglie di uno dei due fratelli Nolan, e se non ricordo quale, che ha scritto anche Westworld. Bene, la prima stagione, le altre un po'. Quindi oggi parliamo di un film che è stato massacrato in tutto il mondo, uno dei più grandi flop degli ultimi anni, probabilmente, che ha incassato 5 milioni e ne hanno spesi 70. È uscito quasi in tutto il mondo. Ho controllato, noi siamo in Giappone, esce a settembre, ma manca poco perché è fine agosto. Ecco, il film, mi dispiace dirlo, ma confermo tutte le ipotesi che sono state fatte. Non è un completo disastro, ma poco poco ci manca. Allora, andiamo a parlarne con chiarezza e con semplicità. Di che cosa parla questa opera? Abbiamo Hugh Jackman, che è un Reminiscence Man, cioè cos'è? È un tale all'Inception che attraverso un macchinario, molto semplicemente in realtà, qui ti permette di rivivere i tuoi ricordi migliori, estraendoli dalla tua testa attraverso un macchinario tipo Minority Report. Avete presente le tre ragazze che stanno nell'acqua, no? Con questa specie di dischetto qui, insomma, vabbè, e quindi è una sorta di modo per rendere felici le persone oppure ossessionarle che vengono lì per magari portare alla mente un ricordo molto felice e vogliono riviverlo all'infinito. E si nota subito come non sia la stessa cosa che vedere un video, ma è come se fosse una realtà virtuale. Tu davvero ti senti all'interno di quel ricordo e quindi per questo è molto ambito. Siamo in un mondo distopico e la grande pecca del film, sapete qual è? Alla base, l'omaggio. L'omaggio, la citazione, il voler essere parte di un cinema che non c'è più, perché questo è un noir degli anni 50, sporcato con delle musiche da romance, quindi da fortissima storia d'amore che adesso vedremo perché, ma lo fa con una caricatura e quasi una parodia che spinge all'omaggio, ma fa anche riflettere sugli stereotipi che sono talmente palesi che fanno crollare qualunque tipo di anche mistero. E se questo film fosse una commedia, andrebbe pure bene, ci può stare. Ma generi come il sci-fi, il noir, il thriller, il mistero, se tu fai tutto in modo stereotipale, che diventa stereotipo, è la fine. Sei morto, perché non posso vedere un film degli anni 50 col tipico detective noir, questo Hugh Jackman con la segretaria che lo ama, ma lui non l'accetta perché si innamora della femme fatale, quella gran fregna della Ferguson, anche molto brava qui. E quindi tu capisci immediatamente che lui verrà ingannato. Qua lo posso dire anche in parte uno spoiler: sarà ingannato e dovrà far di tutto per capire che cosa sta succedendo. Con la tipica dinamica che c'è un caso presentato all'inizio di sottofondo e uno dice: ah, non sarà mai quel caso, ma in tutti i film noir, quelli senza inventiva. Cosa succede? Che il primo caso che ti presentano e poi non viene più ripreso sarà fondamentale per la fine della storia. E quindi abbiamo tutta una trafila di stereotipi fatti molto bene in altri film, non in questo, dove si inserisce la romance con le musiche dolci, quindi c'è un'atmosfera da Blade Runner, se vogliamo, ma però sotto c'è la musica romance, no? Perché questo investigatore è ossessionato dall'amore per Rebecca Ferguson che gli è scappata di mano. E questo rende il personaggio di Hugh Jackman un tonto, uno stupido, che di solito i personaggi di Jackman non sono. Qui l'emotività viene scambiata per stupidità. Perché noi sappiamo che sarà ingannato, tutti dicono: guarda che sarà ingannato, no, no, ma figurati, guarda. Ok, poi andiamo sul lato tecnico. È buono. Cioè, non è brutto, anzi, ci sono degli scorci evocativi, ma sembra tutto posticcio, finto, artificioso perché sembra preso da un altro film. Sembra di vedere un po' Inception, un po' Blade Runner, un po' certi scorci dei film anni 80. Talvolta si gioca anche sui colori alla Blade Runner 2049, invece.
qualche accenno. Quindi non si comprende bene, non c'è una norma che renda la Joy, scrittrice e regista, ricordiamo, autonoma, riconoscibile. Uno potrebbe dire: ho visto 8 film guardando questo Reminiscence, e quindi tutto è un gran miscuglio. E nel finale, però, in parte si riscatta la mediocrità assoluta della prima ora e 20, perché anche le scene action servono per riempire i buchi di sceneggiatura e anche buchi di noia, chiaramente. E sono anche scene action non alla John Wick, non sono così esatte, non sono così realistiche, quindi si perde anche il gusto talvolta in certi punti sembra di vedere delle risse alla Terence Hill e Bud Spencer, perché uno ti colpisce qua e va all'indietro di 8 metri. No, 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 non ci siamo proprio. Il film, anche le musiche, andiamo sulle musiche, sono ben fatte. Se fosse un film di romance, se fosse una storia d'amore, sarebbe molto grazioso, ma inserite in un contesto di questo tipo, che è tutt'altro, il contrasto stride forte, forte, non arriva. La sceneggiatura ha dei personaggi deboli, tranne la Ferguson, perché non c'è troppo da raccontare. Questo film dura anche troppo per quello che vuole dire. Poteva durare benissimo 90 minuti. Hugh Jackman non ha una vera caratterizzazione ed è il protagonista, e tutti gli altri hanno più caratterizzazione di lui. Questo è un gravissimo problema. Per non parlare poi degli altri, senza andare in spoiler, ecco. Quindi chiudiamo questa parte spoiler dicendo che non ve lo consiglio. Mi dispiace dirlo, ero in una sala, io e un altro, e l'altro non l'ho riconosciuto fino alla fine del film, perché era davanti a me di 8 film. Cioè, potevo anche portarmi la ragazza e non sarebbe successo niente, perché non c'è nessuno, onestamente. Quindi è triste, non guadagnerà niente questo film, però ero curioso. Io, quando c'è un noir così, vado a vederlo, fantascienza, quindi dispiace da morire. Parte spoiler. Eccoci in parte spoiler. Ora entra Rebecca Ferguson, ti fa anche quasi il primo piano, tu sai che verrà fregata, sarà la femme fatale, tutto quello che succede per un'ora e mezza con i vari buchi di sceneggiatura, perché lui trova l'orecchino, guarda, proprio in mezzo a 5 metri d'acqua. Ma come cazzo è possibile? A me fanno impazzire. Poi io voglio contestare anche l'uso di questo Reminiscence. Perché Arcadin, pure qua, fai stai su questo? Hanno deciso di usare questa tecnologia, perché ti metti a creare problemi? Fatto che, se si dice che sono i ricordi di una persona, allora dovrebbe essere in prima persona, POV, point of view. Perché il Reminiscence sembra Minority Report, dove a 300, no, anzi, in Minority Report era in prima persona perché era giusto. Qua è a 360 gradi. È come se la persona percepisse sensorialmente anche dietro gli occhi, qua. Avesse due occhi qua dietro. Perché un conto sarebbe stato bello se con il Reminiscence vedi quello che la persona ovviamente si ricorda anche dagli occhi, ma gli altri sensi, quindi gli odori, l'olfatto, si ricorda magari un rumore alle sue spalle, ma non si vede. Sarebbe stato bellissimo. Invece qua sembra che c'è una visione a 360 gradi, come se io sto guardando davanti e il mio Reminiscence, o quando vado a farlo, mi dicesse: guarda che nel bagno hai lasciato la spazzola, non l'hai messa a posto. Come cazzo fa a saperlo il Reminiscence se io sto guardando dritto e non ho la vista laterale? Questo è un grave problema che risolve tantissime cose, perché tu vai a vedere: ah, guarda che nella stanza c'era quel dettaglio, c'era quella cosa. Tutto il piano del killer, fra virgolette, che è stato assoldato dal figlio del boss, chiaramente ci può stare anche carino, però bisogna renderlo diversamente. Bisogna metterlo al centro della trama e non come corollario, perché alla fine, poi, pure Vanessa Ferguson, l'unica trovata che hanno
avuto è quella di dire: lei non è la cattiva, è stata costretta perché si voleva fregare Jackman, ma poi si è innamorata di lui. Dovete andare a fanculo, cioè nel senso, ho capito che a un certo momento si è voluto rompere il genere noir. Ma allora perché mi hai passato un'ora e più creandomi una storia di un certo tipo per poi cambiare tutt'altro? È come se io, cerco di spiegarmi bene, ecco, facessi Pulp Fiction, no? Per la prima metà, no? Proprio Pulp Fiction, e a un certo punto poi diventa Twilight. Perché sì, mi andava e quindi lo faccio. No, non lo puoi fare perché se tu hai impostato una certa maniera, diventa melodrammatico, drammone, questo finale positivo ad ogni costo, non paga neanche le conseguenze di quello che fa alla fine Jackman, tutti baci, abbracci, e quello che non hai capito la Joy, mi dispiace, che il noir, perché un genere così difficile e muore nel 55? Lo sapete perché questa cosa? Perché il noir vive della situazione politica del tempo, è paranoia. L'individuo va in paranoia per la società e diciamo, il clima che sta vivendo. Siccome là si veniva fuori dalla Seconda Guerra Mondiale e si andava verso la Guerra Fredda, c'era il clima di paranoia che si va con la fotografia cupa, con i silenzi, eccetera. In questo mondo io non percepisco la paranoia. Sì, c'è una critica politica blandissima, che banalissima, che sembra uscito da qualche video di YouTube, o anche se vai sulle reti regionali tipo Telepavia, cioè queste cose. Oh, i cattivi del governo, noi del popolo dobbiamo. Ok, quindi cosa succede? Che non hai un clima politico forte, anche in Blade Runner, per esempio. Andiamo là. Blade Runner aveva un clima noir perché c'era la paranoia, c'era il sospetto, e Ridley Scott ha costruito un mondo che ce lo fa credere. Quindi nel momento in cui hai un'angoscia di quel tipo, ci metti la storia noir, che va bene anche con il sci-fi e il cyberpunk, può funzionare. Ma qui io non ho percepito la paranoia, nonostante ci provi in tutti i modi a far vedere rivolte per la città, eccetera. Ma se poi il loro amore fra Jackman e la Ferguson è completamente melenso, è uno scontro. Non funziona, sta roba non funziona. Non hanno capito che non tutti i generi possono essere mischiati? L'horror si può unire col thriller, funziona molto bene. Il noir si può legare con il poliziesco o con la critica anche politica. Il musical si può legare con la commedia. Non puoi mettere generi che non c'entrano un cazzo l'uno con l'altro, perché fai la merda. Fai la merda, e a me dispiace perché questo film non è bruttissimo, è insufficiente, ma non è terribile. È un'occasione sprecata, perché vedere Jackman che deve fare un personaggio senza sostanza, che è innamorato pazzo e basta, che sembra un coglione per tutta la pellicola, mi dà fastidio. La Ferguson fa i salti mortali. Secondo me la regia un po' anche nella prima parte la sessualizza anche un po' troppo, perché vuole fare la femme fatale, che poi non è femme fatale, quindi tu nella prima parte me l'hai sessualizzata per poi renderla donna tutto tondo nel finale. Non ho capito, non comprendo le mosse narrative di questo film, più che altro. Sono andato anche fin troppo lungo, in realtà. Vabbè, detto questo, mi dispiace davvero. Ciao. Ah, la Ferguson è brava comunque, fa i salti mortali, perché ha un minimo poi di spessore. I flashback di lei sono inseriti nel momento giusto, secondo me. Beh, tolto questo. Ciao!